Nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna. Con la faccia squadrata e una golosità inaudita, Nazzi corre in campagna, dove dopo aver smontato alcuni innocenti bancali, inizia a creare un simpatico rialzo per le fragole, che faranno una brutta fine, tra le fauci di Nazzi e dei golosoni che le acquisteranno. I leave it. Ragazzi miei, buongiorno. Ecco qua, sembra disturbata. Buongiorno. Buongiorno. Picciola! Aspetta. Squadra e ciacciona, yes, eh? Mamma mia. Oh! Oh! Mamma capita che sta contenta, yeah. Beh, ragazzi miei, siamo di nuovo alla nostra casuccia di campagna. Dietro c'è papà che ha già iniziato a lavorare. Lì c'è il cane che non fa niente. E qui ci sono io che finalmente oggi mi dedicherò di nuovo alla nostra struttura. Quindi direi che è arrivato il momento finalmente di iniziare ad arredare l'interno. Ma questo lo faremo nelle prossime volte. Oggi faremo una cosa diversa perché lavoreremo ancora sull'esterno, dato che questa casa ha un piccolo problema. Praticamente quando piove, ma solo quando la pioggia è indirizzata in direzione porta, entra dell'acqua e resta poi sul pavimento. Quindi per evitare questo ho deciso di costruire una tettoia che proteggerà l'ingresso della nostra casetta e impedirà all'acqua di sbatterci su, di rovinare il legno e di entrare e di allagare il tutto. Diciamo che non è che si allaga più di tanto, però comunque è sempre meglio avere una sicurezza aggiuntiva. Quindi adesso ci mettiamo al lavoro, facciamo una mega tettoia e vediamo che ne viene fuori. Il materiale che utilizzeremo per la nostra tettoia è questo. Eccolo qua. Praticamente ho preso degli stelli già pronti, larghi più o meno 5 cm per 3. Erano lunghi 4 metri, li ho fatti dividere a metà. E a parte questo abbiamo anche lei, la nostra ondulina sotto costo, perché quella che costa di meno, più o meno 2 per 1, è venuta a costare intorno agli 8 euro. Ma prima di iniziare, papà sta completando il camino e praticamente lo sta completando a mano senza avere una sega circolare o un qualcosa che possa tagliare le mattonelle. Sta tagliando tutto con la tenaglia e poi sta fissando tutto alla parete del nostro camino. Guardate la precisione. Vabbò, iniziamo. Fatto il primo passaggio, cioè la parte che verrà fissata al muro, passiamo alla seconda parte e praticamente adesso devo costruire una specie di appoggio che mi permetta di avere una tettoia leggermente spiovente.
praticamente non ho le strumentazioni adatte e sto andando un po' a occhio. Speriamo bene. Raga, speriamo bene. Vediamo. Allora, questo è così. Va. Sembra che vada bene. Sì, meno male. Picci, io sto dato. È il momento della verità. Ci starà? Oh, perfetto. Signori, la base della nostra tettoia è pronta. Ed eccola qua, guardate qua, che carina, sembra abbastanza buona. E niente, direi che è arrivato il momento di fissarla alla parete e speriamo che regga. Fata? Bene, dici. Lo scheletro della nostra tettoia è stato fissato ed eccolo qua, raga. È bellissimo, è davvero molto resistente, non me l'aspettavo, non si muove di una virgola. E papà ha fatto anche una faccia con un sorrisino nascosto e una smorfia per dire sì, no, me l'hai fatto bene, bravo. Hai visto? Comunque direi che è arrivato il momento di appoggiarci sulla lamiera e via. Ragazzi miei, c'è un piccolo problema. Praticamente le misure della lamiera sono errate e mi avevano detto che erano 2x1, però invece sono 2x90. Sicuramente c'è stato qualche errore di calcolo e quindi c'è uno spazio vuoto giusto qua e a me non piace per niente. Diciamo che già la lamiera in sé non mi piaceva perché comunque le onduline sono orizzontali invece che verticali, però comunque sì, andava bene lo stesso. Abbiamo lasciato un po' di pendenza verso il lato e a parte questo è una cosa buona perché almeno grazie all'ondulina non c'era il rischio che l'acqua cadeva davanti.
però non va bene, non mi piace, è troppo piccola e quindi dobbiamo fare un'altra cosa. E praticamente ho trovato già un nuovo sistema e adesso torneremo in paese e prenderò un pezzo di compensato molto molto sottile, ma molto più grande rispetto alla lamiera, che appoggeremo sopra la nostra struttura. E, però prima di farlo lo coprirò con della guaina protettiva, quindi anche se è legno, grazie alla guaina diventerà completamente impermeabile e non avrà problemi con la pioggia. Quindi adesso lascio così come sta al momento, accompagno papà a casa e piccina, vero piccina, andiamo a casa, prendiamo quello che dobbiamo prendere. Ritorniamo qua e finiamo il lavoro. Prima di andare, però, vi volevo mostrare una cosa perché papà ha quasi terminato il camino, deve fare solo qualche altra piccola modifica. E raga, guardatelo qua, è venuto benissimo, molto molto meglio rispetto a prima. Non so se all'interno metteremo mani perché comunque si rovinerà di nuovo, però comunque già così è uno spettacolo e sta benissimo con il muro e con tutto il resto. Brava papà! Grazie papà. Chiudo. Oh, mamma mia. Una bidomiera tu che. Eccoci qua. 1,20 per 2,20, sì. Questa è la nostra nuova tettoia. Ragazzi miei, la nostra tettoia finalmente è finita. Ed eccola qua! Ma è bellissima ed è anche bella colorata, intonata perfettamente con la porta perché è rossa. E sono contento, mi piace davvero tantissimo. Non mi aspettavo che sarebbe venuto almeno per me così bene. Bella, mi piace. Alla fine ho deciso di passare la guaina su tutta la nostra tettoia, così siamo sicuri che non si rovinerà per via della pioggia, e vi assicuro che non si rovinerà perché questa guaina è davvero particolare, è elastica, è davvero molto ma molto resistente ed efficace contro la pioggia, quindi sono sicuro che non accuserà nessun colpo per via dell'acqua. Sono molto felice perché il risultato mi piace molto di più rispetto alle nostre onduline che poi utilizzeremo per fare altro. E niente, anche la grandezza della nostra tettoia è cambiata. Praticamente adesso è 2,20 m di lunghezza e 1,20 m di larghezza. Quindi, raga, è gigantesca e mi piace davvero tanto, tanto, tanto. Che bella! Beh, completato anche quest'altro pezzo della nostra casuccia. Direi che è arrivato il momento di salutarla e di ritornare a casuccia. Anche oggi è stata una splendida giornata, però direi che è arrivato il momento di andare perché il sole ci sta abbandonando, sta arrivando anche un po' di vento e un po' di freddo. Quindi chiudiamo il tutto e torniamo a casa. Oh, mamma mia! Mizzica! Fatta scurda qua! Ah!
siamo di nuovo nella nostra casuccia fatta totalmente di bancali, ovviamente, come sempre, disordinata. E niente, prima di concludere vi volevo dire quanto ho speso per costruire la nostra tettoia, perché penso comunque che ci sia qualcuno, qualche pazzo come me, che un giorno si alza e dice voglio fare una tettoia, e quindi sia giusto dire anche quanto ho speso per crearne una così semplice e ultra leggera. Ho speso 2,50 a listello, quindi già siamo a 12,50, 4 euro tra viti e tasselli, sono 16,50, più 10 euro per il compensato, quindi siamo alla bellezza di 26,50 euro. Se ci aggiungiamo anche la guaina, che sono più o meno 8 euro, siamo alla bellezza di 34,50 euro. Non è né basso né alto come prezzo, però comunque una tettoia del genere penso duri abbastanza, per quello che vale, spero. Per quanto riguarda le onduline e tutto il resto, non è una spesa che includo, perché comunque saranno poi utilizzati per altri lavori futuri, quindi va bene così. Prima di concludere volevo dirvi un'altra cosa importantissima, che domani, ragazzi miei, alle 9:02 minuti vi aspetto sul mio Instagram, quindi venitemi a trovare perché farò una live e mi piacerebbe avere la vostra compagnia per parlare un pochettino e per rispondere, se volete, a qualche vostra domanda. Detto questo, il momento cucina oggi non c'è, mi dispiace di nuovo rimandarlo, ma sono ospite di papà, quindi adesso vado a mangiare a lui, mi vado a fare una bella sciacquata e noi poi ci vediamo nel prossimo video. Quindi se vi è piaciuto anche questo altro video, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!